Potente, pa ragazzi, qua Wax, l'oggi mi gatto, ci sono al sole, sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi è un nuovo video rivoluzionario di poco, perché infatti oggi non sono su FIFA. Ebbene sì, perché ho visto che l'idea che appunto vi avevo proposto nel video di ieri vi è piaciuta un sacco. Qual era questa idea? Quella di fare magari un gameplay di 10 minuti di Titanfall. E quindi ho detto, ma noi non possiamo farla. Non possiamo non farla, scusate. E poi ragazzi, colgo anche l'occasione per ringraziarvi tutti, perché dovete saperlo, l'interrogazione appunto di cui vi ho accennato ieri, di cui appunto vi avevo chiesto una piccola preghiera, è andata bene e quindi è una cosa stramagica. Io non potevo non caricarvi un video ed eccoci qua. Innanzitutto Titanfall, devo dire che mi è piaciuto ragazzi, non me lo aspettavo sinceramente. Allora ragazzi, eccoci qui, la partita che appunto stavo per giocare era proprio saltata praticamente subito, o meglio, mi era saltata a me, quindi è una cosa abbastanza tattica, eravamo partiti alla grande, però adesso siamo qua a presentare, sono qua a presentare un'altra partita, ed eccoci qua. Innanzitutto c'è da dire una piccola cosa, praticamente ragazzi questo gioco ha la particolarità di essere strafrenetico, quindi secondo me è uno di quei tipi di giochi che una persona o... diciamo una persona si prende tantissimo, quindi gli garba tantissimo, oppure gli fa abbastanza schifo. E infatti secondo me se siete abituati ai soliti giochi, non dico noiosi ma nemmeno lenti, però tranquilli come ad esempio anche FIFA, questo gioco non vi piacerà affatto, perché c'è un macello allucinante ragazzi. In cosa consiste? Allora innanzitutto questa modalità credo che sia una sorta di deathmatch a squadre. Poi vabbè, c'è da ricordare che questo gioco è una sorta di Call of Duty nel futuro secondo me. E praticamente dopo 2 o 3 minuti di partita, adesso non li so precisamente, voi avrete a disposizione l'utilizzo di un titano. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Però appunto provate a pensare, ognuno ogni 3 minuti è un titano, immaginatevi alla fine che macello allucinante ci sia. E quindi sdrogo. Quindi ragazzi, noi siamo partiti, speriamo di fare il miglior punteggio possible e andiamo. Lì ce n'è già uno e abbiamo già ucciso una persona, ma siamo troppo forti. Siamo in lega. Oddio! Quanti sono? Mamma mia ragazzi, li stiamo stragiando! Un altro! Eia, mi hanno ucciso. LOL. Vabbè, e aveva il... Bastardo, si è messo in invisibilità. Perché se voi non lo sapete, questo gioco potete diventare Mr. Fantastic. Ma poi ci sono i grilli, perché vedete tutta la gente che salta ad un certo punto. Oddio, l'ho ucciso. Noi saliremo qua. Cioè, guardate un po' dove si può andare. Oddio, ma no, è amico. Dai, dove siete? Dove siete? Mamma mia. Spider-Man, ragazzi. No, ma dai, mi ha fregato. Bastardo anche questo. Ma tutti hanno invisibilità qua, eh. Eccolo. Mamma mia, uno ucciso. Due uccisi. Ma che due palle. Stiamo partendo. Ma questo qua non ho capito. È sempre sul tetto. Dai. Dai, mo ti ammazzo. Mamma mia, eccoli. Uno ucciso, due uccisi, grandissimi. Ecco, come vedete la freccia indica il titano, quindi sulla mappa, come potete vedere lì, c'è un titano. Adesso ce l'abbiamo anche noi pronto, io aspetto un secondo a chiamarlo. Faccio prima un attimo vedere dai nemici, guardo un attimo dove stanno nascendo. Perché poi lì gli faremo sentire la presenza del nostro titano. Madonna, il trick shot, lui fa i trick shot. Mamma mia, li stiamo arando. Porca vacca, ma perché ho parlato? Madonna salsiccia, e abbiamo il titano, quindi chiamiamo il titano. E ragazzi, quando si entra nel titano è un qualcosa di fantastico. Adesso cercherò di farvi vedere dall'alto. Guardate un po', voi si va in... Madonna! Cioè, becca troppo. E andiamo ad utilizzare questo nostro titano. Ma andiamo, bro. E già uno è morto. Dov'è il secondo? Dov'è? Eccolo. Ciao. E ciao anche tu, sei mio amico. Perché mi spari? E mi hanno... Ma mi prendi in giro. Mi stanno arando. Oddio. Madonna.
Una titano contro titano. Scontro in realtà titani azzeccatissimo. Lo scontro mi stanno distruggendo, arando proprio. Scappa. No, 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 no. Ci hanno già distrutto un titano grande. Ma io ragazzi ora vi faccio vedere una cosa che a me piace un sacco. Ma veramente tanto. Qual è questa cosa? No, aspetta, prima ammazzo sti due. Che potete salire sui titani dei nemici come anche quelli degli amici. E adesso infatti aspetto che qualche nemico prenderà un titano e cercherò di saltargli sopra. Là ce n'è uno, però è troppo distante. Ma ragazzi, sta qui, dovete spiegarmi. Dovete spiegarmi. Poi ragazzi, ecco, se vi state chiedendo come faccio a giocare a questo gioco, è perché un mio magico iscritto, adesso non so se posso dire il nome e cognome, e che comunque sai che appunto sto parlando di lui, mi ha dato la key, quindi sei un magico, grazie mille. E dove caspita sono sti nemici? Io ho il titano, però vorrei farvi vedere cosa significa saltare sul titano, sui titani altrui. Mai desiderare titani altrui. E non ci sono, non c'è nessun titano. Adesso aspetto 5 minuti, no, magari 2 minuti, perché sennò poi lo chiamo io, anche perché la partita sta già andando a finire, siete stati troppo forti. Ovviamente io vado di qua e loro nascono di là. Là c'è un titano. Oddio. Madonna, scappa. Vabbè, ci hanno ucciso. No ragazzi, dobbiamo usare il nostro titano, perché sennò qua non lo usa nessuno. E lo chiamiamo. Dai, guardate un po'. Boom. Boom. Buono. E abbiamo uno davanti proprio. E con questo titano lo estraggeremo, ragazzi, io ve lo dico. Non c'è più. Non ci sono più. I nemici hanno paura di farsi vedere, ragazzi. Hanno paura. Boh, madonna. Uno, due, tre. Quanti cavolo sono? Oddio. Ecco, ho un titano qua che mi sta a rompere. Dai. Dai, mi sta arando pure lui. Come vedete sono molto forti in questo gioco. Eia. Ci saltiamo sopra. Aspettate. No, fermo, fermo. Sì, ci siamo saliti. E lo domiamo, lo stiamo domando. Guardate un po', gli aprite il cervello e è già morto. Quindi non ho potuto farvi vedere questa animazione, ma lì c'è un altro. Madonna. E ci siamo saliti su. Madonna. Cioè, siamo dei cowboy, ragazzi. Guardate un po' di sparate tecnicamente in quello che dovrebbe essere il cervello. E abbiamo già ridotto la vita al minimo. E ora l'abbiamo appena disintegrato. E ora lui ci farà esplodere. Vediamo se ne saltiamo su un altro. L'ho visto. Ne ho visti due. Madonna, salta. No, e si è fermato questo. E ci siamo saltati. Siamo troppo dei cow. E ci hanno ucciso. Va bene. Però stiamo andando bene, perché abbiamo ucciso 21 minion. Poi non ho capito la differenza tra 21 e 10. Però come vedete siamo stra primi. Qua sono salito sul mio compagno. Madonna quanto becchiamo. Aspettate, aspettate. Cioè ragazzi, fa pure parkour in sto gioco. Aspetta, salta. No. Eia, ho sbagliato. Ho buttato via una vita per nulla. Sono morto 7 volte, però abbiamo fatto tipo 38 kill. No, 20, 32, va bene. A me va benissimo. Adesso tutti hanno il titano, anch'io mi sento escluso. C'è un po' di parkour. Oddio, su cameo. Abbiamo il titano pronto tra 30 secondi. Parkour e abbiamo vinto. E ragazzi, ora quando si è vinto i nemici cercheranno di scappare, andando diciamo in una base, non so, là. Loro cercheranno di andare là. Ora sarebbe la cosa migliore chiamare un bel titano in questo. Titano. In questo modo cosa succede? Noi potremo difendere appunto la stazione dove dovrebbero andare i nemici molto meglio, in un modo migliore. Se possiamo così definirlo. E saltiamoci dentro e andiamo. Dove sono i nemici? Guardalo qua, un grillo. Grillo? È morto? Ok, è morto, sì. Là, titano contro titano, dobbiamo aiutare il nostro amico. È andato, è morto. Ora tra 6 secondi noi dovremo sparare questa navicella, se no i nemici ci scappano e noi ci fregano, Spariamo, ora. Però se sparo solo io, ragazzi. Dai! Abbiamo 14 secondi! Per distruggerla! Dai! No, e ce l'ha fatta! Non ce l'abbiamo fatta, quindi i nemici sono scappati, però abbiamo vinto noi, credo, lo stesso, è una cosa abbastanza ambigua. Quindi ragazzi, è già finito il tempo, diciamo, di questo gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto 24 minion kills, che non ho idea di cosa siano. 10 pilot kills,
abbiamo ucciso tecnicamente 10 piloti, ma non so la differenza tra piloti e minions, e due titani o uno, adesso non mi ricordo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Ragazzi, io volevo portarvi anche questi video alternativi per non fare sempre il solito FIFA. Ovviamente domani uscirà già un altro video di FIFA, proprio per staccare un giorno, oppure dopo domani, adesso devo vedere il suo tempo, perché domani ho un'altra verifica, quindi se potete fate una preghierina tattica anche per quella, perché se non ve l'ho detto ragazzi, la preghierina che vi ho chiesto ieri è andata, cioè, o meglio, ha strafunzionato. Infatti l'interrogazione di matematica è andata benedimo, e quindi mi raccomando lasciate un mi piace, vediamo se arriviamo a 500, voglio vedere a quante persone è piaciuto questo video. E quindi detto questo, io vi saluto e dico potente, alla prossima video, bolla!